Ora, se noi ci soffermiamo quindi su quelle che sono le caratteristiche della conquista, come vi ho detto un secondo fa, noi abbiamo da prima il discorso relativo alla violenza, cioè non è mai stato un incontro di civiltà, come vi dicevo, ma è stato uno scontro fra civiltà. E lo spirito che animava questi nobili che ricevevano le encomiendas da Carlo V, come vi avevo spiegato, è proprio una brama di ricchezza. Non sono i migliori quelli che vengono mandati in America, sono fra l'aristocrazia i peggiori, quelli che non hanno nulla da perdere in patria e quindi coloro che hanno un enorme senso di rivalsa, coloro che vogliono far vedere che sono capaci di arricchirsi nel più breve tempo possibile. Perciò i metodi di sfruttamento sono brutali. Cosa vuol dire sono brutali? Mi spiegherò meglio. Vuol dire che le popolazioni locali venivano fatte lavorare fino allo stremo e quando morivano per la fatica e per le malattie non c'era nessun problema. Venivano chiamati degli schiavi dall'Africa. Gli schiavi erano anche dei migliori lavoratori perché in Africa si conosceva l'agricoltura, mentre nei Caraibi appunto queste popolazioni locali non conoscevano l'agricoltura, quindi se tu gli dicevi di arare, di seminare, di zappare, eccetera, non sapevano neanche farlo. Erano resistenti agli europei perché? Perché dal punto di vista batteriologico le popolazioni delle Americhe si sono rivelate molto fragili. Cosa vuol dire molto fragili? Pensate solo alle popolazioni che hanno calpestato il suolo italico, i greci, poi i galli che venivano dalla Francia, poi i goti che venivano dalla Germania, poi dalla Pannonia, cioè dall'Ungheria, i Longobardi, eccetera, eccetera. Un continuo scambio di sangue e di geni nuovi e quindi anche un continuo shock dal punto di vista batteriologico che ha diffuso le epidemie. Però poi chi sopravviveva a queste epidemie era più resistente alle nuove infezioni. Le popolazioni delle Americhe invece avevano vissuto isolate, non avevano vissuto dei commerci con altri continenti e quindi anche quelle malattie che tutti voi avete fatto da bambini, il morbillo, la pertosse, gli orecchioni, la rosolia, la scarlattina, la varicella, che sono delle infezioni che non sono da poco, però che sono talmente endemiche in Europa che è difficilissimo che una persona muoia di morbillo, può anche succedere, però deve essere proprio trattata malissimo dai dottori e deve avere delle altre patologie, no? Altrimenti prende le medicine adeguate, sta a letto e poi guarisce. Io penso che tutti voi abbiate fatto la rosolia, la scarlattina, la varicella, il morbillo, no? Alle elementari non ve le siete prese tutte queste malattie. E l'Africa si era incontrata con l'Europa già dal tempo degli antichi egizi, perché gli antichi egizi avevano lavoratori stagionali che venivano dal Nilo e arrivavano a nord per fare la raccolta e poi ritornavano nelle loro terre. E quindi una volta che arrivavano alla foce del Nilo, in Egitto c'erano greci, romani, cartaginesi, europei, insomma, commercianti fenici. Quindi c'era uno scambio. Ed erano più resistenti. Lo shock perciò portato dalle nostre infezioni, come banali influenze, è stato letale per le popolazioni delle Americhe, tant'è che dopo pochi decenni già nelle piantagioni delle encomiendas lavoravano non più soltanto le popolazioni locali, che erano già decimate, ma lavoravano gli schiavi che venivano dall'Africa. A questo punto, quindi, diventa ovviamente una necessità quella di regolare questo disastro delle Americhe.
E infatti, quando comprenderà bene quello che sta succedendo, Carlo V provvederà poi a emanare delle specifiche leggi per le Americhe, che sono chiamate Nuevas Leyes, ma poi lo vedremo in seguito. Perché nella lezione di oggi vi volevo parlare dei Maya, degli Inca e degli Aztechi. Questo è l'argomento di oggi. Poi delle Nuevas Leyes, eccetera, parleremo in un secondo momento e sarà in un secondo momento che leggeremo anche qualche cosa delle testimonianze di autori del Cinquecento che ci scrivono di questa popolazione. Hernán Cortés, con un manipolo di pochi uomini, riesce a sottomettere l'impero azteco perché, come vi ho detto, utilizza delle armi che sono armi letali, armi di acciaio. Gli Aztechi però non erano un impero primitivo, avevano una capitale, avevano delle strade lastricate, costruivano edifici per onorare gli dei, che sono le famose piramidi con le scalinate, e soprattutto avevano delle divinità e un intero pantheon di divinità al cui vertice c'era il loro serpente piumato, di cui forse avrete sentito parlare, Quetzalcoatl. Avete sentito questo nome? Quetzalcoatl era una sorta di dragone volante, un serpente piumato volante che veniva venerato dagli Aztechi. Una divinità venerata dagli Aztechi, Quetzalcoatl. Era, ovviamente, non sapremo mai se questa è la giusta trascrizione del nome, perché non sapremo mai come traslitterare correttamente le parole delle lingue locali con le lingue attuali. Questo è un problema enorme, eh? Voi sapete che solo in Messico, ancora nelle tribù indigene, ci sono un centinaio di lingue parlate diverse, perché ogni popolazione aveva un suo idioma locale e chiaramente diventa impossibile sapere come traslitterare questi nomi. Comunque, Quetzalcoatl richiedeva dei sacrifici umani ed è per questo che nelle descrizioni di alcuni spagnoli vengono presentate queste popolazioni come feroci, assetate di sangue, eccetera. E sicuramente avrete sentito il nome dell'imperatore di questi Aztechi, Montezuma. L'avrete sentito nominare o mai? Sapete perché era famoso Montezuma? Perché beveva la cioccolata, proprio come voi alle macchinette. Quella di Montezuma era più buona. Il famoso cioccolato Teon Roma è un cioccolato autoctono del Messico. Teon Roma. Montezuma. Montezuma, ma anche qui si chiamava Montezuma, ma io non ci credo. Montezuma sembra proprio un nome spagnolo. Montezuma non sembra un nome, cioè. Però quello che hanno capito hanno detto Montezuma. Comunque, tra il 1519 e il 1521, Hernán Cortés sottomette l'impero degli Aztechi e lo sottomette con enorme facilità, approfittando anche di alcune divisioni che c'erano fra le varie popolazioni locali. Se voi guardate questo plastico, questa ricostruzione, se riesco a spostarmi da qua, ok. Questa è una ricostruzione di una curiosa piramide che ha due scalinate parallele. Bene, non sappiamo a che cosa servissero queste piramidi, perché all'interno non ci sono sepolture, mentre nelle piramidi dell'Antico Egitto all'interno c'è una camera mortuaria. Nelle piramidi dell'America Latina non ci sono camere mortuarie, però può anche essere una ipotesi molto
verosimile quella di usarle come tempio per pregare gli dei, e parimenti, visto che gli dei, anche per le popolazioni del Nuovo Mondo, erano nel cielo, utilizzarle come punti di osservazione astronomica. Cosa vuol dire punti di osservazione astronomica? Vuol dire che queste popolazioni avevano già l'astronomia e erano in grado di predire, come gli antichi greci, i movimenti del Sole, le fasi lunari, eccetera, eccetera. Quindi non sono popolazioni primitive come potrebbe sembrare. E questo che vedete è Quetzalcoatl. Vedete che richiede i sacrifici umani perché in bocca c'è un prescelto che è stato destinato ad essere sacrificato al Dio. Qua vedete un'altra ricostruzione di pietra del serpente piumato Quetzalcoatl, e l'altro impero che si trova in Messico è l'impero dei Maya. Nonostante quello che si dice, i Maya non sono mai stati sterminati nella loro totalità dai conquistadores spagnoli. Mentre gli Aztechi si sono estinti, non possiamo dire che esistano delle etnie locali che discendano al 100% dagli Aztechi, perché sono stati sterminati, e poi quelli che sono sopravvissuti sono stati resi schiavi dagli spagnoli, e quindi abbiamo dei discendenti indiretti, no? Cioè popolazioni che hanno geni europei e geni americani. Mentre i Maya nello Yucatan non si sono mai estinti, cioè esistono ancora popolazioni Maya che vivono nell'interno. A questo proposito c'è un film molto interessante che forse avrete sentito nominare, che si intitola Apocalipto di Mel Gibson. E è un film molto realistico che è stato girato interamente in lingua Maya con i sottotitoli. Sì, Mel Gibson ha fatto questo esperimento due volte, perché anche The Passion è stato girato in latino e in aramaico, che era il dialetto dell'ebraico che si parlava, si pensa, lì, no? E questo film Apocalipto narra proprio di un sacrificio umano. Praticamente una pattuglia di soldati prende nelle campagne alcuni giovani, li incatena, li porta nella capitale, e lì vengono sacrificati, e vengono sacrificati alle divinità. È un film molto interessante, e nel Messico, nello Yucatan, ci sono ancora popolazioni indigene che non parlano spagnolo, che vivono ancora parlando le loro lingue locali, ecco. Francisco de Montejo è il nobile spagnolo che sottomette i Maya e conquista l'impero dei Maya. I Maya hanno una cultura molto raffinata, e anche i Maya osservano le stelle. Anche i Maya, come potete vedere, hanno queste piramidi che sono contraddistinte da delle scalinate. Come vedete, le scalinate sono sui quattro lati. Quindi questo ci fa pensare che si può trattare di osservatori astronomici, forse, perché anche l'idea di avere quattro punti cardinali per salire sulla piramide, eccetera, potrebbe davvero far pensare a qualcosa del genere. E la gente, ancora i turisti, va in Messico per vedere queste piramidi, sostanzialmente. La gente che va nello Yucatan va sempre a fare l'escursione per visitare queste piramidi. E i sacrifici venivano praticati nella parte più alta della piramide, e poi le vittime venivano gettate giù dalla scalinata. E la scena che ha fatto sì che fosse vietato ai minori di 18 anni il film Apocalipto è questo sacrificio umano che avviene sulla cima della piramide. Uno dei pregiudizi sulle popolazioni del Nuovo Mondo è
il loro analfabetismo. In realtà i Maya non erano analfabeti e avevano una scrittura fatta di ideogrammi, i famosi glifi, qui vedete delle altre piramidi sempre dei Maya, e qua vedete anche, adesso sposto la mia faccia da qua perché sennò i vostri colleghi a casa non la vedono. Praticamente, se voi guardate questa immagine, voi qua avete una serie di simboli abbastanza complessi che sono detti glifos. Sono dei simboli detti ideogrammi. Esistono anche nella lingua cinese, nella lingua giapponese, gli ideogrammi, no? Cioè un simbolo ti deve portare alla memoria una parola, un significato, no? E alcuni sono stati decifrati, per esempio Balam, il giaguaro, Wiz, il maiale, Bak, l'osso, Al, la pioggia, Pakal, lo scudo, Ichik, la donna, O, 5, Ab, anno, Kabil è il nome di una divinità, Yaks, tirare un pugno. Ci sono altri simboli che non sono stati mai decifrati e ci sono ignoti, insomma, però evidentemente avevano una loro forma di scrittura. E avevano una loro forma di periodizzazione del tempo, tant'è che tutti voi avrete letto sui giornali le famose storie del calendario Maya. Ecco la fine del mondo, eccetera, eccetera, no? Perché i Maya avevano un loro computo del tempo e avevano il loro modo di contare gli anni, eccetera, eccetera. L'ultimo impero di cui parliamo è quello di cui sappiamo anche di più, l'impero del Perù. Perché sappiamo di più dell'impero del Perù che di altri imperi? Perché sostanzialmente noi abbiamo le memorie di un militare che si chiama Garcilaso della Vega Inca. Garcilaso della Vega è il figlio di una donna nobile inca e di uno degli ufficiali spagnoli. Quindi dalla madre il bambino ha imparato il quechua, che è la lingua parlata dagli inca. Dal padre ha imparato lo spagnolo. No, 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 ho sbagliato io. Atahualpa è l'imperatore del Perù, l'imperatore degli inca. Atahualpa, Athualpa. Atahualpa. Ho detto Montezuma, veramente. Ho sbagliato. No, 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 sto parlando di Montezuma mezz'ora, ma volevo dire di Atahualpa. Allora, praticamente, siccome l'impero era molto esteso, perché si estendeva, come vedete nella slide, per tutte le Ande, come potevano fare per far vacillare l'impero? Pensano, andiamo a colpire l'imperatore Atahualpa e chiediamo il riscatto oro, tanto oro quanto sia necessario per coprirlo completamente. E allora così fanno e quello che è incredibile è che l'Inca riescono davvero a produrre oro in enorme quantità per pagare il riscatto. Questo è davvero straordinario, è davvero incredibile, no? Eppure, voi pensate che Pizarro abbia liberato Atahualpa? No, certo che no. Atahualpa dopo è stato ammazzato. Anche per quanto riguarda il discorso sulla civiltà del Perù, degli Inca,
Notate alle mie spalle le rovine della loro capitale, Cusco. Buon intervallo. Cusco, CUZCO, ma adesso è l'intervallo, quindi parleremo la prossima volta di Cusco.